Ragazzi, ben ritrovati nella serie che mi piace chiamare Il Cuore dei Cuori su Kingdom Hearts Final Mix. Nel precedente episodio ci eravamo lasciati con un brusco taglio a malincuore, ma purtroppo era necessario, ragazzi. Adesso riprenderemo esattamente dall'Oceano di Atlantica. Vi mostrerò un attimo una clip velocissima in cui noterete che dal canale marino risalgo verso l'Oceano di Atlantica e vado dritto verso una direzione. Troverò l'Abisso della Pace. L'Abisso della Pace è particolarmente utile perché è un punto di salvataggio in mezzo all'Oceano di Atlantica. Ma per il resto vi assicuro che non ho scoperto nulla di particolare. Un Difeneon mi ha droppato un oggetto, l'anello Blizzaga, molto utile in difesa, ma comunque non per Sora. Per il resto scoprirò, mio malgrado, che il delfino che tanto cercavo, che mi doveva portare attraverso il canale marino per proseguire attraverso il labirinto, si trovava proprio nell'Oceano di Atlantica, oltre ad apparire molto molto raramente nel canale marino. Perciò continueremo da qui, ragazzi, buona visione. Forse ci siamo, ma non mi voglio illudere. Sarei sciocco, dai, infatti. Allora, io vorrei capire, di là non si può passare. No, in realtà si può passare, è solo un effetto ottico, quindi si può passare. Il problema però è che dal canale marino io non ho idea di dove possiamo andare per arrivare alla fossa di Atlantica. Non ne ho veramente idea. Allora, speriamo che sia lui, quello là giusto, ma lui non è quello giusto. Vabbè, anzi no ragazzi, forse è proprio lui. Forse sono io che non ho guardato bene e quindi è lui probabilmente. Lo uso, raga, perché se incontro altri Atlas maledetti, io li devo distruggere in fretta. Comunque, forse scompare. Ti prego, aggrappati, fammelo come regalo. Forse andrai nella giusta direzione, ma non credo. Sì, ragazzi, è andato nella giusta direzione. Quindi dovete arrivare all'Oceano di Atlantica e prendere lui, che ci porta controcorrente, dove non potevamo arrivare. Non possiamo arrivare lì, ragazzi, vedete? Quindi non provateci ad andare. Ah, sì, prosegue verso il relitto. Che fatica. Che fatica. Però ce l'abbiamo fatta alla fine. Questo mondo è veramente difficile da comprendere appieno nell'orientamento. Apriamo uno scrigno. Schiaccia Mithril. Ok, adesso entriamo qui dentro. Perché ricordate, il nostro obiettivo è sempre rivelare la serratura, eh. Questo è lo squalo della sirenetta. Attualmente fastidioso e pericoloso, quindi per fortuna non può entrare qui dentro. Ecco, la forma mi ricorda qualcosa. Anche a me, ragazzi. Cristallo regale. Adesso vi farò vedere dove lo devo portare. Comunque aspettate, ecco, se ricordavo che c'era qualcosa qui. Ricordavo. Ecco qua. Grazie, telecamera. Ok, ecco, è possibile andare qui? E prendere un Mithril, che è tutt'altro che sottovalutabile nelle elaborazioni. Io addirittura ho preso con piacere le schegge di Mithril, perciò non so se ci rendiamo conto un Mithril quanto è importante. Vedremo. Sbaglio, eccolo là, che ci aspetta. Allora, lo squalo è molto molto forte, perciò mandategli contro Paperino. Ecco, Paperino già è morto, tra l'altro. Però vedete, quando fa questo attacco può essere che si blocchi. Usiamo subito aereo, assolutamente. Perché per difenderci potrebbe essere l'ideale. Vedete, appena comincia la sua raffica di attacchi, bloccarlo sarà difficile. Attacca anche con la coda addirittura. Io non posso fare altro che girargli intorno e sperare che Aero non finisca troppo presto. Devo ricaricarmi la vita. Tra l'altro Aero non lo potrò neanche utilizzare questa volta. Ah, ok ragazzi, avete visto, si stordisce solo se sbatte. Ma se non sbatte non si stordirà. Eccolo qua. Ecco, vedete, è sbattuto. Come si vede che sei della Disney. Adesso fuggiamo, perché ci attaccherà. E comunque questo è il modo migliore per affrontarlo, fuggire alla fine, ragazzi, e invogliarlo a fare la sua carica. Una volta che la fa, falla, ti prego. Comunque non la fa facilmente, vedete. Dai, falla la carica adesso, lo so che la vuoi fare. No, non è, invece no, mi sbaglio a quanto pare. Perché se la facesse lo avremmo sconfitto, ragazzi. Ok, dai, fai la carica, ti prego. Raga, questo è stato l'errore che mi fa perdere. Perché ho sperato di farlo arrabbiare. Ma non, a quanto pare la carica non la vuole proprio fare, ragazzi. Non ci posso
non fare nulla. Utilizziamo stop, se non fa la carica adesso. Vabbè, non vuoi fare la carica, quindi ti fermo. Ho sbagliato, non volevo utilizzare stop. Comunque vedete, è possibile stordirlo anche. Non volevo assolutamente utilizzare stop, ma volevo utilizzare aereo per difendermi. Comunque se gli date il terzo colpo si stordisce, ci dà 100 di esperienza. Tuttavia è come Sabor, vi ricordate Sabor di Tarzan, e se ne scapperà. Però in compenso ci dà etere e gran pozione. Io vado subito su oggetti, vado subito su Sora. Ah, che tra l'altro a tutti, ecco, io qua vorrei scambiare con la scorta. Scambia con la scorta. Dove appunto mettiamo magari una pozione, perché ci ha dato già la pozione e le tre mancanti. Ok, adesso dobbiamo fare il percorso a ritroso. È evidente. Ah, qui tra l'altro c'è un pulsante. Ok, non lo possiamo premere, che ci servirà più avanti. Adesso dobbiamo tornare da dove siamo venuti e dirigerci al rifugio di Ariel, perché è lì che dobbiamo utilizzare il cristallo regale. Ok, adesso vedete non c'è la possibilità di andare lì. No, non dobbiamo andare di qua, almeno credo. Proviamo ad andare di qua, tanto alla fine il palazzo di Tritone e il rifugio di Ariel si trovano nello stesso punto, si può dire. Utilizziamo un bel Fia su di lui. Dai, che sei l'ultimo rimasto insieme a quello in realtà. Perché io vorrei troppo aumentarmi di livello e penso che ormai siamo veramente a un passo grazie anche allo squalo. E infatti, max AP, sono stato fortunato. Però max AP non mi serve adesso perché non abbiamo particolari abilità da usare. E si va verso il canyon sommerso e qui dovremmo essere in prossimità del rifugio di Ariel. Eccolo là, infatti. Mi spiace, cari di Feneon, ma vi lascio indietro. E vado al rifugio di Ariel, assolutamente. Ah, è comparso un altro, ragazzi. Io semplicemente avevo dimenticato. Eppure ero convinto di aver controllato tutto. Mai essere troppo sicuri di sé, ragazzi. Parliamo con Flander e vediamo cosa succede. Qui c'è una forma che sembra uguale al cristallo che avete. Esatto. Ariel, you've disobeyed me again. I told you not to leave the palace. Young man, you're not from another ocean. You're from another world, aren't you? Huh? Then you must be the key bearer. How did you know? You may fool Ariel, but you can't fool me. You don't know your dorsal fin from your tail. As the key bearer, you must already know one must not meddle in the affairs of other worlds. Of course I know that, but... You have violated this principle. The key bearer shatters peace and brings ruin. Whoa, Sora's not like that. I thank you for saving my daughter, but there is no room in my ocean for you or your key. My, my. The poor child suffers such deep sorrow. What a pity. If only there was something we could do. Wait, maybe she can be of some help. Yes, maybe she can be of some help to you. Quanto siete rassicuranti. Who are you talking about? Oh, she would surely help you. She'd make all your dreams come true. Ursula can help.
cold, my dear. You're Ursula. Well, I was just wondering if... It's all right. Helping others is what I live for. Let me guess. You wish to see other worlds. That shouldn't be too hard. After all, your new friends came from another world. What? But they had special help. That mysterious key. Now, now, cheer up, sweetie. You have something special, too. Huh? Now listen carefully. Molto bella stilisticamente questa scena. Comunque, per colpa del bigottismo di Re Tritone, che ricordiamolo però è sempre a fin di bene per proteggere il suo regno e sua figlia in particolare, purtroppo Sora non è ben voluto, neanche la sua chiave, proprio perché non bisogna impicciarsi. Vi ricordate la famosa regola che pare i regali nell'universo di Kingdom Hearts conoscano molto meglio delle persone comuni? Perché sì, Re Tritone, essendo comunque il re di questo mondo, ha comunque un'importanza, credo, anche a livello universale in Kingdom Hearts. Perciò questo spiegherebbe come mai sapeva delle leggi della divisione dei mondi, comunque quant'altro, prima che le barriere fra i mondi si infrangessero. Ok. Adesso, ragazzi, dobbiamo tornare al palazzo, paradossalmente, per far partire un altro filmato. E purtroppo la severità di Re Tritone farà cadere sua figlia appunto nelle grinfie di Ursula, che finge di volerla aiutare e di essere sua amica. Le rivela inoltre che siamo anche in un altro mondo per ottenere la sua fiducia. Quanto manca, Sora, ti prego? Ah, giustamente ci siamo aumentati, quindi che cosa pretendo? Adesso andiamo verso il palazzo reale che sta qui. They seek is somewhere in the palace. Now, my dear, if you can take me there without your daddy knowing, I can help you get to these other worlds you long for. Inutile dire che Ariel è tanto bella e curiosa quanto ingenua, perché pur di realizzare i suoi sogni sta involontariamente conducendo Ursula nella sala del palazzo reale, sia perché lei presume che lì sia la serratura e quindi se riuscisse a trovarla e a farla invadere dagli Atlas sarebbe un problema enorme per questo mondo, ma inoltre Ursula vuole anche impossessarsi del tridente di Tritone, che abbiamo già visto quanto può essere devastante. Ma ovviamente Ariel non è come Riku, che per lei il fine giustifica i mezzi. Lei semplicemente non sa la portata di quello che sta facendo, perciò non confondiamo le cose assolutamente. Vabbè ragazzi, io sinceramente preferisco non affrontarle, anche perché Sora si aumenterà di livello tra moltissimo tempo e siamo messi già piuttosto bene. The trident is mine at last! And I couldn't have done it without your help, my dear. Ursula, no! I didn't want this! Why not? Aren't you tired of following your dear daddy's orders? Oh, yes. We had a deal, didn't we? Time for a little journey to the dark world of the Heartless. Ecco. We cannot find the keyhole. The keyhole is not here. What? Why, we have company. I'm afraid you're a little late, handsome. Daddy! The trident. We must get it back. Come on, let's go! Wait, I'm going with you. My father is hurt and it's all my fault. I have to stop Ursula. Mm-hmm. That's right. I'm right behind you, Ariel. Lasciamo sempre così, ragazzi. Ursula trae il suo potere dal calderone. Per sconfiggere Ursula colpisce il calderone con la magia. Re Tritone purtroppo è stato ferito, perché senza il suo tridente è debole rispetto a Ursula. Ah, qui abbiamo un altro Heartless, che piacere.
che si chiama Aqua Tank. Ed inoltre aveva dei colori diversi nella precedente versione di Kingdom Hearts, quindi quella non Final Mix. Però come potete vedere, con un po' di fire lo si fa fuori molto facilmente. Inoltre mi pare che se utilizzate Thunder i tre torpedo partiranno all'attacco immediatamente. Vabbè, ma immagino abbiate capito che Thunder non è prettamente la magia di questo mondo. Comunque, ora dobbiamo tornare al relitto. Flotsam e Jetsam, che sono le due murene che sono agli ordini di Ursula, sembrano avere comunque un forte legame con l'oscurità, forse proprio per la loro malvagità. Sono in grado di trovare la serratura, quindi. Ma non l'hanno trovata il pazzo vietitore, quindi dove sarà la serratura? Più che scoprire questo, adesso il nostro obiettivo è trovare Ursula e sconfiggerla nel suo covo. Ed è lì che stiamo andando. Ma purtroppo devo tornare al relitto, quindi attenzione quando fa questo attacco molto simile alla panciata del blu ciccio, perché può creare problemi. Voglio vedere una cosa, se lo distruggiamo, vedete, comunque i torpedo partono all'attacco con una carica. Perciò state attenti, la vera minaccia sono loro, non l'Aqua Tank. Ok, dobbiamo proseguire nella strada di prima, no? Quindi, ok, vabbè, basta ragazzi, lasciamo stare che questi potrebbero essere pericolosi. No, è di qua, giusto? Io voglio andare all'oceano. La rotta sommessa, ok, perfetto. Un altro Aqua Tank, vabbè, distruggiamo, ce lo siamo trovato davanti. Ah, ok, vedete, può addirittura lanciarli il torpedo. E quando lo fa diventa molto pericoloso, perché, vedete, adesso dobbiamo combattere contro 4 Atlas contemporaneamente. E non è un'impresa facile. Ok, almeno abbiamo sconfitto lui. Vai Sora, con i tuoi attacchi. Stiamo migliorando con combattere sott'acqua, perché mi sto abituando un po' ormai. Non mi sono portato sfiga a quanto pare. Forse. No, ma comunque per fortuna non ci infliggono tanti danni i nemici di questo mondo, ma noi non gliene facciamo tanti. Proseguendo da qui andiamo verso l'oceano. Adesso da qui io vorrei capire se è qui. No. Essendo qui il canale marino, ecco, dobbiamo prendere questo delfino. Però non lo possiamo ancora prendere. Il delfino quindi sbagliato che non dovete prendere è quello che si trova nel canyon sommerso, suppongo. Perché nel canyon sommerso non c'è il canale marino e quel delfino non vi porterà da nessuna parte. Vi porterà solo l'oceano in tondo, come vi mostrai a tempo debito. Purtroppo ragazzi, le cose si mettono maluccio perché ce ne sono sempre di più di nemici. Ma non abbiamo scelta, se vogliamo prendere il delfino dobbiamo sconfiggerli tutti. È un mondo piuttosto lungo ragazzi, vi avevo avvertito. Non ho più MP, ma me li posso ricaricare combattendo o raccogliendoli. Non vengono neanche shottati, ho bisogno di più potere d'attacco. L'ultimo sopravvissuto, ciao. Io direi di stare fermi qui. No, vabbè, no, aspettare che tornava il delfino, ma purtroppo non è stato così semplice. Per fortuna questo Aqua Tank ha due torpedo. Di solito, come avete visto, ne posso avere anche tre. Meglio ricaricarsi la vita prima che ci finisca. Questo attacco è molto forte, però basta appunto non farsi colpire più volte. Non lasciamo respirare ragazzi, non lasciamo respirare. Devo assolutamente ricaricare gli MP perché potrei finire male. Purtroppo questi scappano. L'Aqua Tank non ho idea di dove sia, eccolo là. Ah, sta facendo il suo super attacco probabilmente. Però per fortuna non è stato efficace da quella distanza. Appena potrò utilizzerò Fire, ma a quanto pare abbiamo già un altro Difeneon che ci attacca. Sono tre ragazzi, questi sarà un problema sconfiggerli. Infatti mi equipaggio subito un etere, così da poter usare Fire e non farli sdoppiare. Sono circondato letteralmente, meglio allontanarsi un po'.
e uno è andato. Un altro è andato. E infine questo qui lo dobbiamo sconfiggere in tempo. Non è difficilissimo. Invoglio Paperino e Pippo ad attaccare. E addio. Il delfino. Dov'è? Che ho dovuto sconfiggere un esercito. No, vabbè, no, non ce la faccio più. Il delfino addirittura può anche scomparire, ragazzi. Quindi purtroppo siamo totalmente obbligati ad affrontare questo tipo. Lo sapevo che caricavi. Purtroppo Paperino ci lascia. Vai Pippo, sconfiggiamolo. Il 2 lo sconfiggeremo subito. Ok. Il delfino, raga. Basta Atlas, vi prego. Il delfino è qui, l'ho visto. Che passava. Muoviamoci un po' nella speranza di non evocare Atlas. Dove sei, delfino? Eccolo, eccolo. Vieni qui, vieni qui. Appena si avvicina, dobbiamo solo premere triangolo, eccolo. Vai. Ci porterà di nuovo al relitto adesso. Perché siamo nell'oceano di Atlantica, vicino al canale marino. L'altro non ci avrebbe portato nello stesso punto. Si va. No, raga, non mi dite. Ok, è quello giusto, pensavo fosse un altro, invece no. Non lasciatelo, mi raccomando, altrimenti verrete risucchiati. Relitto. E con l'aiuto adesso di Sebastian potremmo andare avanti. Mi pare che possiamo rincontrare lo squalo, quindi eccolo, state molto attenti. Troppo attenti dovete stare. Comunque ho fatto un errore, allontaniamoci subito dallo squalo, ecco. Perché io voglio assolutamente in modifica, non voglio assolutamente stop. Cos'è questo? Voglio aereo. Eccolo, ci ha visto. Vai, attacca, attacca. Attacca, attacca. No, pensavo che facevi la tua carica, maledetto. Stiamo attenti, che se si esaurisce la vita e l'aereo abbiamo finito. Però vedete, alla fine, una volta lo avete incastrato e gli date più di tre colpi, cioè gli date il colpo finale, è un po' indifeso, però non completamente. Vedete, ogni tanto si riprende, perciò fate attenzione. Ragazzi, siamo quasi morti, lo sapete perché è finito aereo proprio nel momento in cui lui ci stava per attaccare. Ok, stordito. Vai, continuiamo a stordirlo. Stordito. No, invece no, assolutamente. Allora, pochissima vita, eh. Perché non ti sei incastrato, maledetto? Se si incastrava l'avevamo sconfitto. Ci sta inseguendo. Ecco, ecco. Si è incastrato, vai. Ora possiamo finirlo. Ok, ci dà sempre 100. E qualche oggetto? Non ce lo dai più? Ora che risali? Sì, ce lo dai. Quindi, raga, è utile comunque affrontarlo. Non è una perdita di tempo. Assolutamente. Adesso dobbiamo proseguire verso il pulsante che vi ho fatto vedere la prima volta che siamo venuti qui. E il pulsante è lì. Vedete quel simbolo? Dobbiamo venire qua. Se vi aiuto ti faccio vedere come si fa. Meno male che lui è piccolino e quindi riesce a infilarsi. Abbiamo sbloccato un passaggio segreto. Ragazzi, questo mondo è complicatissimo, eh. Quanta gente si è bloccata qui. Ok, siamo arrivati al covo marino, che è dove sta Ursula. Dobbiamo prima sconfiggere gli Atlas che ci ostacolano il cammino. Inoltre, aspettate, prima di sconfiggere gli Atlas io andremo un attimo a salvare, perché la registrazione sta durando veramente un secolo e io ho il terrore cieco che si blocchi qualcosa. Quindi andiamo qui, verso destra ragazzi, andate verso destra, potete arrivare qui al punto di salvataggio. Mega Ether è molto molto bello. E salvare, vi conviene farlo a prescindere. Anche a me conviene, che sto registrando una serie, non sto semplicemente giocando. Salviamo qui e salviamo alle porte della città. Perfetto ragazzi, perfetto. Adesso dirigiamoci al covo di Ursula. Sconfiggere questi tipi non serve, secondo me, almeno adesso. Abbiamo tanto etere, sì, abbiamo tanto etere. Perché adesso, andando avanti, quello che mi vuole continuare a colpire, maledetto. No, l'abisso marino. Siamo a un passo da Ursula e fra pochi istanti affronteremo la sua singolare boss fight. Ok. E sono rimasti questi. Questi tipi che sono qui sono tutti prigionieri di Ursula, vittime dei suoi incantesimi. Chi ha visto la sirenetta già lo sapeva. E sono tanto tristi. Perciò sconfiggere la strega del mare è diventata una priorità anche per salvare loro. Che non è una boss fight semplice, ragazzi.
Your time has come! L'unico modo per infliggere danno ad Ursula non è quello di attaccarla direttamente, perché se la attacca direttamente lei a un certo punto fa questo attacco, durante il quale è invincibile, e il modo migliore è colpire il calderone, facendo anche attenzione a Flotsam e Jetsam. Dato che il calderone è rosso, lo colpiremo con Blizzard. Vedete? È cambiato, e continuiamo a colpirlo con Blizzard. Alla fine vince chi dà più colpi al calderone, o per meglio dire chi dà l'ultimo colpo. Io continuo a usare Blizzard, sperando che serva. Forse devo usare Fire? Eh sì, dovevo usare Fire forse fin dal principio, bisogna alternare le magie. E quindi non è proprio chiara questa cosa, però comunque credo che se il calderone sia rosso bisogna usare Fira Fire, se invece è azzurro bisogna usare altro. Comunque si sta riprendendo Ursula, quindi stiamo attenti. Continuiamo a colpirla finché è possibile. E poi schiviamo. I suoi fastidiosissimi Flotsam e Jetsam ci stanno quasi seguendo. Allora, il calderone è neutrale, no? Quindi qualunque magia useremo andrà bene. Adesso continuiamo a colpire il calderone a raffica. E vedete, il fuoco va su di lei. Adesso continuiamo a usare Fire. Purtroppo Flotsam e Jetsam sono un bel problema. No, no, invece sì, escape invece. Bisogna utilizzare veramente tante magie, ragazzi. Non è possibile sconfiggere Ursula in altra maniera. Ecco, e quindi l'etere qui non è fondamentale, è proprio tutto l'etere. Pippo si è già risvegliato, vedete, si risveglia particolarmente in fretta. Comunque, per aver colpito due volte il calderone, cioè a farlo esplodere intendo, siamo arrivati a metà della vita di Ursula. Perciò continuiamo così, ragazzi, stiamo proseguendo bene. Potete anche sconfiggere Flotsam e Jetsam, dopo un po' si risvegliano, esattamente come Paperino e Pippo nella nostra squadra, perciò fate attenzione, ragazzi, ad affrontarli, non conviene sempre. È utile comunque per recuperare un po' di punti magia, ma è follia, io vi sto facendo un attimo vedere giusto per farvi capire che si possono sconfiggere. Vedete, sconfitto lui, possiamo sconfiggere anche l'altro, ma state attenti perché si risveglieranno, ve lo assicuro. E sono anche piuttosto difficili da colpire. Ho schivato, non so come. Ok, mi sto esponendo, non sapete neanche voi quanto. Ok, adesso colpiamo il calderone, no? Ora che siamo al riparo. E colpiamolo con questo. Ah, adesso dobbiamo utilizzare Blizzard, vedete, perché è azzurro. Ursula senza i suoi tirapiedi, che tra l'altro sono già risvegliati, ma per fortuna non ci hanno potuto fare niente, è particolarmente debole, vedete, perché non ci può colpire mentre noi cerchiamo di distruggere il calderone. Probabilmente, ragazzi, dovremmo colpire il calderone almeno altre due volte. Perciò, vedete, l'etere qui non era fondamentale di più. Non siamo riusciti a togliere metà vita, purtroppo. Allora direi di usare un attimo aereo. Poi di usare oggetti. No, ho sbagliato, ho buttato una pozione completamente. Ok, sconfiggiamo un attimo Flotsam e Jetsam, così ci fate anche recuperare un pochino di punti magia. Oh no, no, sto colpendo il muro, non ci credo. Si muovono molto, quindi è difficile colpirli. No. Comunque vedete, alla fine aereo non è proprio consigliabile perché dura veramente poco. È utile sicuramente, però non adesso. Non so come, ma è morto anche l'altro. Probabilmente l'ha ucciso Pippo. Blizzard dobbiamo usare. Che è utile perché vedete ci permette di colpire anche lo scagnozzo di Ursula. Ragazzi, la boss fight si sta rivelando abbastanza semplice, anche se ho rischiato qualche volta di finire male. Sì, dobbiamo rompere un'ultima volta il calderone e avremo vinto la tanto agognata boss fight. Fuggiamo. Utilizziamo su Sora Etere. Raga, non voglio rischiare di perdere, perciò questa parte finale lo uso aereo. Tanto ho già sconfitto uno dei due tirapiedi, la battaglia è drasticamente più semplice. Magari una volta sconfitto il primo mi occuperò direttamente del calderone.
e farò un vero e proprio assalto di Fire. Ok, ce l'abbiamo fatta, li ho anche sprecati. Ah, e lei addirittura è morta, o sbaglio? Sì, è morta, perché il calderone comunque ne infligge danni quando esplode. Spero di avervi guidato bene in questa boss fight. You pay for this. Comunque abbiamo visto che bisogna usare le stesse magie in base al colore. Rosso Fire, blu Blizzard. Andiamo, dobbiamo recuperare il tridente. Abilità di gruppo, slancio di sirena appresa. Per nuotare velocemente contro corrente, attiva questa abilità e premi cerchio ripetutamente. Prima di tutto andiamo in abilità, gruppo, e attiviamo slancio di sirena. Adesso, premendo cerchio ripetutamente, possiamo nuotare più velocemente, di molto. Passaggio è bloccato, cerchiamo un'altra via. Adesso, ancora una volta il labirinto ci mette a dura prova, ma io so benissimo dove dobbiamo andare, questa volta non ho dubbi. Per chi volesse prepararsi allo scontro imminente, l'ideale sarebbe tornare al salvataggio, ma noi stiamo andando dritti verso il boss. Ultima cosa, oggetti, Sora ha usato tutti gli etere, quindi scambia con la scorta e vuole mettergli almeno un mega etere. Anzi, mettiamogli due, ma chi se ne importa. Volevo scambiare con la scorta, scusate, mettiamogli 3 mega etere, tanto ne abbiamo veramente un'infinità, che alla fine lo stesso è un etere, solo che si usa anche sugli altri. Scambia con la scorta e gli mettiamo... Facciamo un altro mega etere, raga. Questa abilità però alle volte può essere fastidiosa, ragazzi, è questo slancio di sirena, perché magari voi volete salire, premendolo più volte per salire più velocemente, rischiate di farvi male. Qui non c'è più lo squalo, ragazzi, perché siamo nella fase finale del mondo. E non appare lo squalo in questa fase. Adesso non dobbiamo fare altro che tornare al canyon sommerso. Vedete? Ah, tra l'altro da questo punto credo di aver sbloccato una cosa importante. Un misterioso bagliore. Proviamo a dare un colpo, anche se non era poi così importante. Vediamo. Salendo qua. Ok, spostiamo la cassa. E adesso la cassa penso si possa aprire, giusto? È un enorme scrigno, ricordo male. Probabilmente si può aprire, ragazzi. O è semplicemente uno shortcut. Comunque ha la sua utilità. Grazie per l'aereo, Paperino, così posso attaccarlo in tutta tranquillità. Ha utilizzato addirittura stop. Dobbiamo eliminarlo, quindi utilizzerò tutti i colpi che mi vengono in mente. Vabbè, ragazzi, questo morirà tra poco, sicuramente, appunto, perché subisce tutti i colpi in una volta alla fine. Stop è una magia molto interessante, senza ombra di dubbio. Questo schiglio si apre o mi sbaglio? Si apre, sì. E ci dà un oliarco. Gli oliarco pure sono molto utili nelle elaborazioni. Abbiamo fatto praticamente tutto quello che mi interessava, ragazzi, quindi possiamo dirigerci senza alcun problema all'Oceano di Atlantica, che non è qui. Questo è il canyon sommerso. L'Oceano di Atlantica non è mai di qua, vero? Sono abbastanza sicuro. Ecco il giardino sommerso che non ci porta da nessuna parte, ti prego. Fammi fuggire. Tra l'altro io ero anche interessato a vedere quanto Sora mi mancasse per salire di livello. È di qua, dai, lo so che sei di qua, la grotta sommersa, sì, infatti. Si considera che ci sono dei nemici qui, esatto. Andiamo avanti, ragazzi, ignoriamoli. Ah, Maria. Anzi, siamo arrivati ancora. Ok, ce l'ho fatta in tempo a vedere quanto manca a Sora. A Sora manca veramente poco, ragazzi. E sono tentato di farlo salire prima del boss finale, perciò è probabile che vi taglierò, perché adesso gireremo sempre intorno a luoghi già visitati e poi vi metterò direttamente il punto in cui vi faccio vedere qual è la strada da seguire se non volete livellare. Voglio livellare perché a livello 36 credo che si sblocchino cose interessanti e comunque bisogna arrivare al canale marino, mi basti sapere questo per poter proseguire nella storia. Ci serve proprio l'abilità di gruppo slancio di sirena. È inutile dirvi che contro il boss, che affronteremo a breve, vi conviene andare fullati, cioè dovete avere sia i punti vita al massimo che i punti magia. Perciò io adesso li sto sprecando in vista dello scontro finale. Vabbè, ragazzi, ma pensandoci bene, non ci conviene. Proviamo ad affrontare il boss così, raga, non dovremmo avere difficoltà con tutti i mega etere che abbiamo. Dobbiamo arrivare qui, vedete, e possiamo nuotare controcorrente. Se smetto di nuotare controcorrente mi travolge. E stavolta non andremo a sinistra, che è la strada per il relitto, guardate, ve lo voglio mostrare. Non dobbiamo andare al relitto, ma dobbiamo andare nella strada che vi dicevo essere irraggiungibile prima, ti prego.
e si può raggiungere adesso che abbiamo l'abilità. Punto interrogativo. You pathetic fools! I rule the seas now! The sea and all its spoils bow to my power! Bella questa musica. La risentiremo ancora. Si sente contro i boss molto potenti del gioco. Allora, Ursula adesso ha ricorso al potere del tridente per combattere al massimo delle sue potenzialità. E io la sto tra l'altro affrontando anche senza essermi fullato, quindi è un rischio. E bisogna colpirle il viso. Ragazzi, quando fa questo attacco... ci ha fregato. Allora, quando fa questo attacco, nuotate con slancio sirena nella direzione opposta. Alla fine Ursula è piuttosto debole perché la si può colpire anche dietro, cioè almeno è debole da questo punto di vista. Quando fa questo attacco che ci risucchia, addirittura, se noi siamo dietro la testa non verremo risucchiati in un primo momento e lei non può resistere a lungo. Ok. Il problema maggiore sono i fulmini, li vedete? I fulmini che piovono. Quando fa quel verso, fa per l'appunto... vuol dire che sta per fare questo raggio laser. E ragazzi, qui la battaglia è sempre questa. Acquisirà attacchi diversi più avanti. Tra l'altro da notare come stia venendo corrosa dal potere, i suoi occhi che vagano in tutte le direzioni lo stanno a dimostrare. Get ready for this. Quando dice questo sputerà le palline che sono piuttosto deboli. Io cerco sempre di andarle dietro, ecco, perché dietro è più difficile che ci colpisca. Io addirittura potrei continuare a colpirla, vedete, mentre lei vuole risucchiarmi, però è rischioso. Tra l'altro in questo momento non cadono i fulmini, cadono dopo, perciò approfittatene. Lei ha addirittura la barra della vita arancione, dovremmo picchiarla per molto tempo. Dai che forse non ci prende, perché il potere di attrazione deriva dal flusso che emette dalla bocca. Perciò se il flusso non ci tocca, stando noi dietro la schiena, abbiamo risolto. Ok, avendo ritolto tutta questa vita forse passerà ad altri attacchi. No, adesso fa il raggio laser, che per fortuna questo raggio che spara dalla bocca non ci prende facilmente se le stiamo dietro. E comunque la battaglia più o meno è questa. Se non avesse questi fulmini sarebbe un boss incredibilmente debole, ma sono i fulmini proprio il problema. E più o meno questa è tutta la boss fight, raga. È probabile addirittura che io vi tagli i pezzi della boss fight, perché alla fine è solo questo, e passerò direttamente alla fase successiva. In questo momento non cacci Thunder, perciò è meglio attaccarti con tutto quello che abbiamo. Appena però smette, subito parte un Thunder. E ricordate che l'abilità chiave di questa boss fight è slancio di sirena, utilissima sia per schivare gli attacchi e anche per andare dietro Ursula. È piuttosto facile affrontarla, vedete, in questa forma almeno, in questo momento, in questa fase. Tra l'altro lei muovendosi ci permette di schivare i suoi Thunder. Ecco, nel momento in cui pronuncia le parole Now I'm angry, che significa ora sono arrabbiata, si circonderà di una raffica istantanea di fulmini, la strega entrerà nella seconda fase della boss fight. Adesso lei, quando vi avvicinerete, o continuerà a fare gli attacchi che già ci ha mostrato, oppure farà un attacco micidiale, che è la pioggia di fulmini. Speriamo che non lo faccia, e approfittatene di quando parla per attaccarla. Ecco, quando dice queste parole... vuol dire che sta per fare l'attacco, li può fare anche in successione, vedete? Perciò diventa quasi impenetrabile la sua difesa. Mi sono proprio fiondato nella bocca. Non volevo, ovviamente. Ok, allontaniamoci un po', Sora, se non ci colpisce. Ok, sfruttiamo questo momento, questo è un momento importante. E vedete adesso questi, quando lei fa il laser, continuano a scendere, sono troppi ragazzi. Perciò diventa solo molto più difensiva lei. Ah ok, non ha detto disulbi, criti, ma comunque ha fatto il movimento con lo scettro piantandolo nel terreno. Perciò quando pianta lo scettro a terra vuol dire che sta per fare quell'attacco, vedete? Lo rifà adesso.
E voi cercate di sfruttare veramente gli spazi di tempo in cui potreste attaccare. Ah, dai. Questo è il momento in cui è più debole. Picchiarla è molto pericoloso, perché vedete, può essere che finiate nella bocca, però dovevo approfittarne. E adesso vedete, abbiamo molta più difficoltà a toglierle danno. Non ci fa molto male, perché per fortuna sono passato prima nella città di Halloween a livellare, ma se no sarebbe stato un problema enorme. Ragazzi, può capitare anche che vi incastriate, e se vi incastrate, sono bei problemi. Ormai ci siamo, ragazzi. Dai. Dai che finiamo la boss fight. Dai, ok. Rischio. Ok, maestri troppo avidi, però. E adesso, ragazzi, possiamo anche spammare fire. Ah, non lo raggiungo, purtroppo, perché sto troppo lontano. State attenti al raggio laser, che non scherza. Cercate di andarle dietro la testa. Ma anche davanti a sto punto. La boss fight è quasi finita. Fuggi. E adesso che siamo lontani, ecco, è il momento di avvicinarsi leggermente e partire coi fire. Ok, Sora ha preso ultima chance. E ha avuto anche max AP, ragazzi. Ultima chance non si apprende sconfiggendo Ursula, state attenti, si apprende salendo di livello. A livello 36, se non sbaglio, in Final Mix. A patto che scegliate lo scudo del sogno all'inizio del tutorial, altrimenti la otterrete molto più avanti. Ed è questa la famosa abilità di cui vi ho parlato tanto a lungo, ragazzi. E lei è il motivo per cui a inizio serie abbiamo scelto lo scudo. Ho avuto Scan più tardi, l'abilità che ci permette di vedere la vita dei nemici, ma ho avuto Ultima Chance molto prima, sconfiggendo Ursula. Papà, mi dispiace tanto. La prego, non si arrabbi troppo con sua figlia. È colpa mia, Ariel, ho cercato di reprimere i tuoi sentimenti. E Ursula ne ha approfittato e ti ha ingannata. Quando ho trovato il cristallo ero fuori di me e l'ho distrutto. Sì, il cristallo, perché l'hai distrutto? Quel cristallo aveva il potere di rivelare la serratura. La serratura è troppo pericolosa, volevo tenervi lontano da tale pericolo. Oh, papà. Custode della chiave, ti prego, chiudi per sempre quella serratura. Anche il mio tridente ha il potere di rivelare la serratura. Lo farai? Ma certo, è quello che volevamo fare fin dall'inizio. È un po' stupidotto il nostro re. Dov'è la serratura, papà? Tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro. È nel tuo luogo segreto, nel tuo rifugio. Ah, davvero? Allora muoviamoci, Sora. Ho ottenuto forza del tuono. Thunder è diventata Tandara. Diario di Ansem 3. Ci avete fatto caso che otteniamo i diari di Ansem solo quando sconfiggiamo i nemici alleati di Ursula? Gli Atlas intanto non compaiono più, perché Ursula li attraeva più di ogni altra cosa. Li otteniamo sconfiggendo questi cattivoni, perché Malefica e tutti i suoi tirapiedi conoscono e padroneggiano il potere dell'oscurità proprio grazie alla conoscenza che si trova nei diari di Ansem. Dedicheremo assolutamente un capitolo alla sua lettura. E perciò, per poterli ottenere tutti, è necessario assolutamente sconfiggere tutti questi cattivoni della gang, ma dovremo anche trovarli in posti segreti, senza sconfiggere un boss. Non vedo l'ora di averli tutti, ragazzi, e di parlarvene, perché c'è tanto sull'universo di Kingdom Hearts. Sora, your world? What's it like? Oh, about that. Sorry for lying to you. It's okay. Besides, if you can travel to other worlds, maybe I can too. So many places I want to see. I know I'll get there someday. I'll find a way, somehow. I'm sure of it. Chissà. Well, if you find it, do me a favor and leave me out of it! Povero Sebastian. E anche questa serratura è chiusa, ragazzi.
Questo fa parte della mia collezione, te lo regalo. Sora, ho ottenuto tesoro marino. È un'altra arma, ragazzi, vediamo un po'. Probabilmente non la metteremo al posto incantatore, perché ha troppo potere magico incantatore. Però vediamolo nel dubbio. Tesoro marino, incantatore a 22 d'attacco e 7 punti magia. Tesoro marino, 24 d'attacco e 6 punti magia. Da valutare, ragazzi. Anche se vedete, testa di zucca aveva più attacco di tutti. Da valutare. Io direi di rimanere ancora un po' con l'incantatore e attendere, perché magari potremmo ottenere un Keyblade ancora migliore. Intanto ve lo voglio... Vabbè, lo avete visto, no? Alla fine è questo, è molto carino, molto molto carino. E però rimaniamo ancora con l'incantatore, voglio dargli una possibilità, ma soprattutto, cosa super importante, andiamo a vedere Sora che ha ottenuto. Ultima chance. Per attivare l'ultima chance ci servono altri due punti a vita, quindi disattiviamo questo e mettiamo ultima chance. Ah, tra l'altro voglio farlo in questo episodio perché potrei dimenticarmene. Voglio riattivare tutte le abilità che mi possono servire nei mondi terrestri. Allora, togliamo Combo Plus, non mi serve Combo Plus per il momento. Nei mondi terrestri è un problema. Potremmo rimettere Impatto Caos, è da valutare questa cosa, però dovremmo rinunciare a Colpo Secco che ci permette di essere rapidi, Berserk. Ci dà molta forza d'attacco, ma comunque dovremmo rinunciare a qualcosa di più di Berserk. Catch più, ragazzi, io devi lasciare tutto così, a meno che appunto non avremo grandi problemi. Ah, però noi abbiamo Aerocolpo. Aerocolpo, non lo so, potremmo lasciarlo per il momento. L'abilità di Paperino e Pippo sono rimaste stesse? No. Paperino protegge cura. Impedisce ai nemici di rigenerarsi usando energia. Questa cosa è assolutamente fondamentale. Veramente fondamentale, ma io vorrei capire una cosa un attimo. Non c'era anche Sora proteggi pura. Impedisce ai nemici di rigenerarsi usando energia. La traduzione è chiaramente sbagliata, ragazzi. Proteggi cura ci permette di non farci male quando appunto usiamo energia. Cioè, la traduzione è sbagliatissima. Questa è una pecca della traduzione italiana. Perciò, capito, quando usate energia non morite. Utilizziamo su Paperino ipercura. Togliamoli PM Aztec. Che serve, aumenta la velocità di pistola del PM durante il comandamento. Non male. Vabbè, ma è inutile perché dovremmo togliere tutto per mettergli proteggi e cura. E non è tanto utile. Perché Paperino, essendo appunto un bot dal punto di vista tecnico, quindi un personaggio che agisce comandato da un'intelligenza artificiale, è difficile che usi energia proprio quando sta per morire. Perciò, però non gliela mettiamo. Pippo ha tutto quello che gli serve, sì, indubbiamente. Pippo Frantuma. Pippo Frantuma è quello che stordisce i nemici, giusto? Sì, e questa è la cosa importante. Vabbè, ragazzi, io ovviamente andrò a salvare. Per l'episodio di oggi, super lungo, è tutto. Nel prossimo episodio andremo ancora avanti nella storia. E a me sta piacendo veramente tanto. Non so a voi, spero di non annoiarvi mai, ragazzi. Da Black è tutto e spero che possiate sempre seguire i vostri cuori.